tre semplici idee creative fai da te per arricchire la vostra tavola del Natale. Sebi Turrisi, Creative Solutions. Da appassionato di fai da te, ogni anno non posso rinunciare alla tentazione di allestire qualcosa per il Natale partendo da questo garage. Da un precedente intervento mi avanza questa guaina impermeabilizzante lasso cementizia, un prodotto di Saint-Gobain che mi avete forse visto anche utilizzare in un contenuto della serie. Effettuando dei test su un pannellino ho ottenuto dei risultati interessanti, quindi credo che riuscirò a creare qualcosa di carino e comunque dare uno spunto creativo per realizzare degli oggetti e delle simpatiche anche idee regalo. È chiaro che l'utilizzo di questo prodotto in questo contenuto avrà un impiego extra professionale, nulla a che vedere con lo scenario applicativo per cui questa gamma di prodotti viene concepita. La prima idea è un portacandele. Dato che nel mio garage non mancano frese a tazza, sfrutterò una di queste per ricavare dei dischetti di diametro 6 cm, esattamente 4. Poi tramite una fresa Foster di un diametro prossimo a quello della candela che mi servirà per realizzare lo scasso per accoglierla. Da parte ho un pannello in XPS spessore 2 cm che si può ricavare tranquillamente presso un brico. Tramite un taglierino ricavo una striscia poco più grande del diametro massimo che devo lavorare, in modo da agevolare il movimento sul trapano a colonna per ricavare i 4 dischetti da 6 cm. Per l'ultimo dischetto non procedo come gli altri con il taglio passante, perché questo non si dovrà staccare da tutta la striscia prima della fresatura con la Fosner, in modo da mantenere l'eccentricità. In questo caso mi aiuto con degli strettoi. Separo quindi l'ultimo dischetto aiutandomi con un taglierino. Per assemblare poi i vari dischetti utilizzerò un adesivo sigillante universale di Saint-Gobain Weber Color HS. Attenderò i tempi di asciugatura della colla, pertanto terrò fermi i vari dischetti tramite uno strettoio. Ad avvenuta asciugatura utilizzerò della carta vetrata grana 200 per smussare qualche imperfezione e pareggiare qualche superficie. Passerò subito alla preparazione di una piccola quantità di malta utilizzando un trapano inclinando leggermente la caldarella data l'esigua quantità. Raggiunta una certa consistenza applicherò il prodotto a pennello su tutta la superficie, aiutandomi anche con un elettrodo per evitare di entrare in contatto direttamente con la superficie già trattata, e mi aiuto anche utilizzando una morsa per trapano a colonna per tenere sospeso il manufatto e attendere così i tempi di asciugatura per poi dare una successiva mano. La seconda idea è un sottobicchiere, questa volta esagonale. Decido di carteggiare la superficie per eliminare la trama dal pannello. Successivamente utilizzo un compasso con apertura raggio 6,5 cm e disegno prima un cerchio e poi lo divido in 6 parti uguali, così come si faceva a scuola ricavando i vertici di un esagono. A questo punto tramite un taglierino stacco l'esagono dal pannello in XPS. Ho a portata di mano un profilo angolare 1x1 che mi servirà per marcare lungo lo spigolo dell'esagono due linee, una da un lato e una lungo lo spessore, che mi permetteranno tramite un taglierino di asportare tanto quanto basta per ottenere una smussatura a 45 gradi tutta fatta a mano. Qualche passata di carta vetrata per smussare leggermente gli spigoli vivi che sono rimasti dall'altra parte della figura e a questo punto applico del prodotto precedentemente preparato su tutta la superficie, aspettando per dare poi una seconda mano. Mi aiuto per sospendere il pezzo utilizzando una bussola del 24 recuperata in mezzo alle mie minuterie, in modo da non entrare a contatto tra la superficie ed il giornale. La terza idea invece è un sottopiatto, però con una forma poco scontata. Delimito prima sul pannello in XPS un'area di 45 x 35 cm e poi tracciando quasi a caso tre punti ricavo un triangolo irregolare.
Aiutandomi con un profilo flessibile, inizio a tracciare degli archi sopra i lati del triangolo, in modo da gonfiarlo lungo i lati, e poi successivamente, aiutandomi con una fresa di diametro più grande, traccerò degli smussi lungo gli spigoli. Aggiustando poi un po' il disegno fino ad ottenere un tracciato che mi convince, procederò al taglio della figura. Dopodiché rifinisco la stessa utilizzando sia il taglierino che della carta vetrata, fino a smussare il bordo per ottenere un toro. Applicherò a questo punto su tutta la superficie, ambo i lati, la malta precedentemente preparata, sospendendo il pezzo utilizzando dei grossi dadi in modo da agevolare il passaggio dell'aria anche sotto per l'asciugatura. L'aspetto già di suo è caratteristico, perché la superficie conciata così richiama una trama rocciosa. Poi il sottobicchiere, il sottopiatto, mi ricordo un po' quei locali dove l'aperitivo o la degustazione gourmet viene servita su quelle lastrette tagliate a falde rocciose, o in generale anche in ardesia. Pertanto abbiamo avuto la prova che con semplici passaggi e con un po' di leggerezza di contenuto abbiamo ottenuto delle forme gradevoli e degli oggetti che possono anche essere uno spunto per delle simpatiche idee regalo. Un contenuto più rilassato in collaborazione con Saint-Gobain, sganciato dall'impiego più professionale dei prodotti utilizzati per inoltrare qualche simpatica idea o spunto per qualche soluzione creativa. Da Sebi Torrisi e da Saint-Gobain è tutto, noi vi ringraziamo e buon Natale!